Un'emozione veramente incredibile. Per la prima volta! Per me è un sogno, ragazzi, è un sogno che si avvera. Dopo 27 anni dall'ultimo trofeo. Credetemi, ragazzi, è veramente bellissimo. Il Bologna è conquista la Coppa Italia. È qualcosa di indescrivibile. La Coppa Italia, di chi ha tenuto in vita questa squadra negli anni difficili. Serata più bella della mia vita, fantastico. La di una Dio di Firenze che ha creduto fin da quando ha preso in mano questa società. Ho avuto la conferma che ci sono dei giocatori veramente che hanno preso nel cuore. Soprattutto la Coppa Italia di un pubblico fantastico. Iniziano oggi le Final Four che assegneranno la Coppa Italia alla 5 Ice Arena di Varese, rinnovatissima, sold out. È la prima volta nella storia che Varese ospita questa manifestazione. La squadra che supererà le semifinali e vincerà la finale si appunterà sul petto la coccarda tricolore, la 27esima Coppa Italia della storia. 27 è un numero magico per Varese, perché da 27 anni i Mastini non alzano un trofeo al cielo. L'ultimo fu quello del 1995 a Trenčín in Slovacchia, la Federation Cup, unica squadra italiana a vincere un trofeo europeo. 27 come il numero degli anni che passarono da quando una squadra extra altoatesina riuscì a strappare lo scudetto all'Alto Adige, e accadde con la Kronenburg nel 1987. Infine 27 come il numero di maglia del giocatore simbolo varesino insieme ad altri, Michael Mazzacane, che con una tripletta ha portato proprio a queste finali la squadra di Coach Devez. Si comincia alle 15.30 con la sfida tra il Caldaro e il Val di Fiemme, la prima semifinale, e poi alle 19 i Mastini affrontano l'Appiano. La finale domani alle 19 tra le squadre vincenti. In caso di parità alla fine dei 60 minuti regolamentari si va all'overtime con la regola della morte improvvisa. Il primo che segna si vince la partita. In caso di ulteriore parità ci saranno i tiri di rigore a decidere la vincitrice. A questo punto non ci resta che entrare. We'll be right back.
attenzione, giù il disco, si parte, partiti. Parte Nicolao, attenzione, back direttamente sulla portiera, gol. Complimenti Paolino Nicolao. Allora Vinazzer, questo è Vinazzer, gol. Grande gol dal punto più improbabile, dove dici un portiere non prenderà mai gol da questa angolazione. Simon, oh. Bello, ed è il gol. Una Gabriel Vinazzer, sì, adesso vediamo per il Vinazzer che riparte in contropiede. Ecco qua, goal. Tripletta di Gabriel Vinazzer. E si chiude. Attualmente un altro disco a De Donà. Bello, ecco, gol! Un altro gol per Virtala. Marco Virtala. È appena finita la prima semifinale di queste Final Four della 5 Ice Arena. Il Caldaro ha vinto nettamente 4-1 dopo una fiammata iniziale del Val di Fiemme ed è quindi la prima finalista. Protagonista assoluto e MVP della partita Gabriel Vinazzer, uno degli assi del Caldaro, che è una squadra vincente, che ha già vinto il campionato, che sa come si fa a vincere queste partite. Aspettiamo ora il Varese nella semifinale più attesa. Questa è una storia che è iniziata negli anni 90 con mio fratello, che era amico di Talamona. Poi lui è risceso in Sicilia e il posto l'ho preso da io. Infatti abbiamo la sezione a Catania. Forza Mastini! Dai ragazzi, che siete i migliori! Bello perché sono tanti anni che non ci vengo, che non ci torno, però è un'emozione grandissima. Sì, non posso farvi vedere, ma ho la pelle d'oca veramente. Una serata emozionante, no? Varese per me è come una seconda casa e quando torno sono stato strada, quando entro a Varese c'è la pelle d'oca, allora tornare è sempre un piacere. Finalmente vediamo l'Hockey e Varese e soprattutto vediamo una squadra in ottima posizione, primi in classifica, e dobbiamo vincere la Coppa Italia. Forza Mastini! Forza Mastini! Forza! C'è un'aria frizzante veramente unica che non si ripeteva da tantissimi anni, forse perché sono stato protagonista di quella serata, ma ricordo forse un Varese Como quando abbiamo vinto la Serie B per salire in Serie A, che qua ragazzi era veramente straripante. Stasera sento la stessa energia e speriamo che i ragazzi si divertano, come diceva Concevez, e tirino fuori una prestazione che ci può portare in finale domani. We'll be right back.
ci alziamo tutti in piedi per l'inno nazionale italiano. Partiti subito, il Varese vince il gaggio, ma è la Piano che ha la meglio. Non aggancia il Bacca, attenzione, c'è un 2 contro 1 per la Piano. La parata di Perla, miracolo di Perla. Attenzione Piroso per un disco brutto, la parata di Perla, vale un gol questo perché il disco era sotto l'incrocio. Parte il contropiede del Varese, 2 contro 1, Mazzacane dalla parte opposta e si mangiano il vantaggio, Mazzacane e Drolè. Dietro la porta, ancora Varese, Marcello Banti in largo! A 2 metri Marcello Borghi alza troppo la mira, c'è la schina e probabilmente il disco finirà con il tempo finirà con il disco in possesso dei bastoni del Varese. Una conclusione davanti, rate! Una conclusione da distanza pazzesca che sorprende il portiere all'ultimo secondo, un gol dalla difesa, dovrebbe essere schina, un gol pazzesco di schina. Il mio Chelsea Dagger, l'inno del gol dei Mastini, ho voluto renderlo potente, cattivo, con un bel basso distorto, una chitarra graffiante, un rullante, una cassa veramente pompati per cercare di dare ai ragazzi il massimo della carica. Forza Mastini, date tutto e disco in gabbia. Primo tempo incredibile, tensione, nervosismo, gara durissima e poi Schina si è inventato questa cosa all'ultimo tiro. Direi che il gol è venuto, la rete è venuta, proprio lo scadere. Ancora Varese in pressione, Desotel, ancora Faller che fa quel mezzo passo in avanti, si porta leggermente sulla sinistra e poi con la pinza blocca il disco. Il gioco per Radole apre, attenzione che c'è Varese, Michael Mazzacane, ancora Faller. Attenzione Dolè, 2 contro 2, Dolè Mazzacane, 2 contro 2, Dolè Mazzacane, Piccinelli, Dolè! Dolè! A 26 secondi dalla fine, c'è il raddoppio del Varese con Dolè! Decisivo anche nel secondo periodo, il Varese è arrivato alla fine e ha buttato dentro il 2-0, per il momento decide l'ultimo minuto perché le squadre vincenti fanno così, arrivano alla fine e danno la zappata vincente. Una grande sofferenza, però sta andando bene, avanti così. Benissimo, l'importante è vincere. Desotel trova un varco, la conclusione, la respinta, allontana il disco solo momentaneamente la Piano ed è il Varese con Drolè!
il 3-0 del Varese, doppietta del giocatore Dolé che ha segnato il sigillo per questa partita, 3-0 quando mancano 2 minuti e 08 alla termine. Ed è finita qui, il Varese raggiunge il Caldaro in una finale storica per la formazione giallonera. È finita la prima giornata del Final Four di Varese con il Caldaro e i Mastini, padroni di casa, che si sono qualificati per la finale. Domani sera sarà un grande spettacolo, sono state due semifinali più combattute di quello che dice il punteggio. Non Varese con pazienza, è partito un po' contratto secondo me. Non si aspettava un appiano così guardingo, così attento dietro, poi quel gol su quella distrazione del portiere ha spezzato in due la partita e poi credo che due partite, due semifinali con il risultato giusto. Grandissima partita per molti motivi, perché comunque ovviamente sapevamo che avevamo tanto da perdere, sapendo anche di quello che ci aspetta domani, quindi ovviamente non è stato facile, però i ragazzi hanno ancora una volta dimostrato che veramente hanno messo tutto e di più e sono contento soprattutto per loro, perché si meritano veramente di giocare questi tipi di partite. Lo spettacolo vero, lo spettacolo nello spettacolo, però è stato un pubblico eccezionale, fantastico. È pubblico spettacolare, non c'è da aggiungere altro. Ah, bellissimo vedere questa atmosfera, veramente da brividi, è bello vivere queste serate, speriamo di viverla anche domani. Vedere palaghiaccio strapieno che cantava e cincitava, questa è la emozione incredibile, da quando siamo entrati fino alla fine, questa è stata la cosa, un sogno che si avvera per noi. È stata un'emozione veramente grandissima, rivedere tutta questa gente qui fa solo che piacere. Ma li invito tutti a venire qui perché è veramente bellissimo, un'atmosfera fantastica, venite anche con i vostri bambini e con le famiglie perché veramente si sta benissimo. Pazzesco, io ogni volta mi giravo, cioè a un certo punto avevo gli occhi lucidi, perché anche alla fine tutti insieme a cantare e applaudire, che hanno fatto il countdown 5-4 tutti insieme, e poi quando guardo mi giro e vedo tutte le persone che ridono, felici e contente, io ho già vinto, cioè, ne abbiamo già vinto, cioè, siamo pazzeschi. Siamo. Non possiamo immaginare cosa accadrà domani sera alle 19, quando il Varese scenderà in pista con tutta la città per provare a conquistare la prima Coppa Italia nella sua storia. Ci siamo a bordo ghiaccio. Ieri sera, dopo le semifinali, qui è finita ballando e danzando sulla musica della discoteca, con centinaia di varesini che si sono fermati fino a notte a festeggiare. Si riprende oggi e sperano tutti di poter andare avanti anche questa notte a danzare, a ballare, a cantare, non solo dopo la finale di Coppa Italia, che assegnerà la 27esima coccarda tricolore. Se la giocheranno il Varese e il Caldaro. Vedete alle mie spalle la gente che inizia a entrare, anche stasera il palaghiaccio è completamente esaurito, sono attesi anche alcuni ospiti veramente d'eccezione, non ci resta che aspettare. Qui veramente sono diventati tutti pazzi, io sono tesissimo, no? Che non ho dormito, la voce l'ho lasciata qua ieri sera e penso di lasciarla qua questa sera, spero. Com'è venire a vedere queste partite, queste mattine? Non lo senti? Sì, lo senti. Ecco, già sta dando la risposta. C'è entusiasmo, è bello. Forza Mastini! Una serata bellissima, una serata che questa città merita. Super ambiente, tantissima gente. È una festa per tutta la città, sicuramente. Ma mi aspetto una bella partita, insomma. Comunque mi aspetto che vinca Varese, dai. Vinciamo, assolutamente. Bellissimo, bellissimo. Adrenalina per me, che poi sono sportivo, la vivo molto bene. E anche per la finale, forza Mastini. Trovo un bel, come ho scritto, un bel focolaio, seppur circondato dal ghiaccio, un'amalgama tra famiglia, tra squadra e tutta società e tutto. Bello, sono contento.
contento. Forza Mastini! Dobbiamo ringraziare che ha risvegliato questo entusiasmo a Varese per l'hockey che io ho conosciuto tanti tanti anni fa. Poi c'è l'impianto nuovo, moderno, diciamo così, all'avanguardia. E poi, se permetti, anche un pensiero a una persona che non c'è più, la Fiorella, che è una grande appassionata, una grande amica dell'hockey e che sarebbe stata sicuramente qua oggi. Noi siamo molto contenti di aver segnato le finali di Coppa Italia a Varese, anche come riconoscimento per il nuovo stadio, ma anche per la volontà e la capacità di Varese comunque di superare due anni di assenza dello stadio, quindi con allenamenti a Milano, partite a Milano, e quindi questo va dato merito alla società. Quest'anno c'è gruppo e fa la differenza. Parlando con Andre, dice che sono veramente affiatatissimi. Sono forti, cioè si vede che non si tirano indietro e c'è un bel clima. Forza Mastini! Siamo davanti allo spogliatoio dei Mastini, lì dentro sentiamo una musica, tu sai cosa sta succedendo. Sì, vero? Si stanno caricando, sono già carichi ma si stanno caricando, stanno trovando la giusta concentrazione. Anche il momento di vedere le formazioni delle squadre, che sta pochi minuti, scendono sul ghiaccio. Il numero 2 Rocco Perla, il numero 3 Andrea Schina, il numero 7 Matteo Desotte, il numero 9 Francis Grove, il numero 12 Marco Franchini, il numero 13 Tommaso Cordiano, il numero 15 Gianluca Antivaro, il numero 16 Andrea Vanetti, il numero 19 Sebastiano Allevato, il numero 21 Mattia Delvita, il numero 22 Eric Pazzacane, il numero 23 Marcello Borghi, numero 27 Marco Pazzacane, numero 30 Domenico Dalla Santa, numero 32 Pietro Borghi, numero 37 Daniel Pegoni, numero 55 Alessio Piroso, numero 69 Alex Bertini, numero 71 Lorenzo Piccinelli, numero 44 Riccardo Primitera, numero 91 Edoardo Nogoni, numero 97 Daniele Nogoni. Perfetto, è subito il Caldaro che vince l'ingaggio di inizio, manda il disco nell'angolo. La buona per la transizione, c'è Tilaro centrale, Tilaro la parata pazzesca del portiere, parata incredibile di Ander Gasten. Con Raimondi dalla parte opposta c'è Franchini, la parata del portiere. È partito niente, cambio sbagliato, Perla, la paratona. Ancora Virtala, vediamo se va la conclusione, la apre per De Nonà, Perla, la deviazione. Per Schina, la parata. Primo tempo è una vera finale, attesa, bella, intensa, il Caldaro è organizzatissimo, il Varese ha sofferto, Perla ha tirato fuori due o tre dischi alla Perla e a fine primo tempo i gialloneri avevano la possibilità di passare, ma anche loro hanno un grande portiere, Ander Gasten. A uscire di terzo, buona partecipa di Tona per Deolè, allarga il disco, la conclusione, un sinuro, dovrebbe essere Fratini, un sinuro digitale che si infila nell'incrocio dei pali. C'è una penalità per il Varese e Andrea Schina. Caldaro ancora in pressione, Varese che non riesce a uscire, la parata di Perla che poi viene anche colpito da uno dei giocatori del Caldaro.
Caldaro, attenzione che riparte, Perla deve uscire e riesce. C'è un fallaccio sul portiere Perla, un bruttissimo fallo questo di Schwammer, un fallo bruttissimo. Qua si scalda la partita. No, e qua un'altra penalità, forse a schiena, forse c'è un'altra penalità a schiena. Il giocatore contro le 3 contro 2 per il Bavese, 3 contro 2 centralmente, la conclusione, la parata! E in ripartenza buona questa azione, la parata di Perla ancora, con il gambale, cancella il pareggio al Caldaro. Secondo tempo più lungo della storia del campionato del Varese, forse della storia degli ultimi anni. Una squadra eroica si è asserragliata attorno al portiere Rocco Perla, numero uno. In alcuni interventi ha ricordato una leggenda coi baffi di Varese. Un portiere fuori dal mondo, migliore. Ed è riuscito il Varese a mantenere l'1-0 in un secondo tempo lunghissimo, deciso da una miriade di penalità. Emozionate, va chiusa assolutamente, perché la dobbiamo portare a casa. Attenzione, c'è 2 contro 1, Franchini, la parata pazzesca, e poi c'è gol, il raddoppio del Varese, ingenuità qui del portiere. Ma adesso il giocatore, la conclusione traversa del Caldaro, traversa piena del Caldaro, gol! La deviazione, forse con un braccio, ma protestano i giocatori del Varese, ma è gol, viene dato gol. Gira su se stesso, attende che si piazzi il compagno in conclusione, la parata pazzesca! Undergast tiene a galla il Caldaro, incredibile! Ancora giocatore del Varese, la conclusione, scivolata di Bertin, è andato in scivolata. Disco che rimane lì, attenzione davanti alla gabbia, Perla, la paratona di Perla, ultimi 2 minuti di gioco. Pacma, il portiere, attenzione, tiratela. Perla! Cosa ha parato Perla? Attenzione, Franchini, il gol, il City, la porta vuota 3-1, a 5 secondi dalla fine, è una Coppa Italia pazzesca, per il Varese una Coppa Italia, di chi ha tenuto in vita questa squadra negli anni difficili, di chi ci ha creduto, ma soprattutto la Coppa Italia di un pubblico fantastico. Che ha gremito in ogni ordine di posto questo palaghiaccio, la Coppa Italia dei giocatori che hanno vissuto un sacrificio incredibile in questi anni della Coppa Italia, di una dirigenza che ha creduto fin da quando ha preso in mano questa società a un progetto che adesso manca 3 secondi per trasformare un sogno in realtà. Ed è finita qua per la prima volta. Il Varese conquista la Coppa Italia dopo 27 anni dall'ultimo trofeo alzato dalla squadra giallonera.
difficile trovare le parole per spiegarvi cosa provo. È un'emozione. Un'emozione veramente incredibile. Ho già alzato la Coppa Italia, però alzarla qua, in questo palaghiaccio, davanti a questa gente, davanti alle mie persone, dove ho iniziato tutto, penso che non ci sia un'emozione più grande. E chiudere in questo posto dopo 30 anni con tutta questa gente, con tutte quelle canzoni di una volta, alzare la coppa con la C sul petto, è veramente... Per me è un sogno, ragazzi, è un sogno che si avvera, era una cosa che aspettavo da 30 anni, vincere qua a casa davanti alla mia famiglia, ai miei amici e ai tifosi di una vita è qualcosa di incredibile. È qualcosa di indescrivibile. Passi una vita intera come atleta a fare una vita di sacrifici assieme a tanti amici, alcuni arrivano, altri li perdi, ma poterlo fare in casa dove tutto è cominciato assieme a gran parte dei ragazzi con i quali ho condiviso un percorso, è una città nella quale soprattutto 27 anni fa era Coi delle Manse per istituzione alla Confederation Cup, per riportare un trofeo dopo 30 anni in città è qualcosa di indescrivibile. Tutti insieme abbiamo fatto una cosa straordinaria, sono troppo felice. Grazie ragazzi. Credetemi ragazzi, è veramente bellissimo. È veramente, per chi è nato a Varese, per chi tifa Varese dall'86 come me, è difficile da spiegare, proprio bello bello. Bellissimo, è bellissimo! In casa, palazzetto pieno, cioè, non c'è più di questo. Con Emma, con la nipotina. Felicissimi per la vittoria, felice anche lei. Quasi, non lo so, vedere la gente in pista, cioè abbiamo aperto noi le porte, cioè è stupendo, un sacco di gente con cui sei passato tanti anni insieme in spogliatoio, quindi ancora più bello, ma poi è un po' quando pensi a come fare l'impianto, cosa metterci, come potrebbe essere, e poi succede, non è, cioè è emozionante. Due giorni bellissimi, pubblico pazzesco, un evento bellissimo, organizzato in maniera eccezionale, secondo me abbiamo dato un bel messaggio al mondo dell'hockey, cioè comunque credo che una manifestazione così, posso dirlo, che non si è mai vista, no? Cioè a livello proprio di afflusso di persone, di organizzazione di eventi, col vocalist, con il DJ, con la kiss cam, il video, cioè veramente un coinvolgimento a 360 gradi, non solo sull'hockey giocato, che poi ovviamente diventa protagonista, ma anche il contorno. Ma resta tantissimo, anzi in realtà penso che debba ancora arrivare ciò che resterà nella mente, perché adesso siamo a caldo, stiamo vivendo un'emozione eccezionale. Penso che ci accorgeremo domani, dopodomani, di ciò che abbiamo vissuto e quindi che ci segnerà per sempre, perché sicuramente qualcosa è scritto e non si cancella più. Questa coppa è di tante persone, non soltanto del gruppo di lavoro societario, del team, dell'organizzazione, ma è di tutte quelle persone che hanno visto questa maglia e anche come Kito che non c'è più, no? In qualche modo c'era, la maglia gliel'abbiamo data e ti dico, quello che mi ha fatto più piacere, scusate, la squadra d'accordo, i messaggi che sono arrivati adesso dalle altre squadre, dal Val di Fiemme, dal Pesi, dal Scaldaro. Il capitano del Caldaro, che l'ha dedicato a mio figlio. Grazie a tutti.
Mi hanno chiesto prima chi volevo dedicare questa Coppa Italia. Oh, vabbè, dai, a tutti. Alvarese compreso, però, dai. Una dedica speciale va a lui. No, tranquillo. Perché se sono qua oggi, la dedico a tutta la mia squadra, cioè dedichiamo a noi stessi, dedico a mia famiglia, la mia ragazza, a tutti. Siamo fantastici, siete fantastici, gruppo meraviglioso, siamo una famiglia. Campione! La mia ragazza, dai, facciamo i tenerissimi. A tutti voi, a partire dal pubblico, la stampa, i giocatori. First thing, this is Porcaro and Macero and Macero field. A real good time. Parents, di mamma, papà. Famiglia, compagni e soprattutto la mia madre, per tutti gli anni che mi ha portato avanti e indietro per arrivare fino a questo punto, sua. Una coppa veramente della città, della squadra, di chi c'era, di chi c'è stato e chi ci sarà. Che possa essere d'esempio anche alle future generazioni che possono capire cosa vuol dire indossare la maglia dei Mastini Varese Hockey. È il primo trofeo dopo 27 anni, ma non è l'ultimo, anzi, è l'inizio di una nuova era. Campioni, Coppa Italia 2023, sono il primo! Ne manca un altro! Aia! Doppio niente! Raga, noi vi dobbiamo ringraziare, ci avete fatto tornare bambini, abbiamo pianto, grazie. Sì, abbiamo ritrovato delle emozioni che non provavamo più dall'ultimo scudetto di Varese, grazie ancora a tutti, veramente, un abbraccio fortissimo. Grazie a tutti. Bravi ragazzi, complimenti ai miei Mastini, una grande emozione per me personalmente, avete dato il tutto, champions, bravissimi. Ciao Mastini. Volevamo farvi i nostri più grandi complimenti per la vittoria della Coppa Italia. Complimenti davvero, siamo venuti tutti a vedervi, ormai c'è un grande gemellaggio. Vi aspettiamo al palazzetto e noi saremo lì da voi. Continuate così. Complimenti! Ragazzi! Siete stati fantastici, avete portato un trofeo importante ancora a Varese, ma la cosa più bella, avete portato tantissimo pubblico e tante famiglie al Palaghiaccio. È stato davvero un onore per me vedere le vostre gesta sul campo. Ciao a tutti, complimenti ragazzi, siete stati fantastici e poi un grazie a tutti quelli che hanno contribuito a questa bellissima cosa e un grazie particolare a mio marito. Diciamo che in 30 anni questa è stata una delle esperienze più belle che mi hai fatto vivere, grazie. Grazie, ragazzi, grazie. Siete stati fantastici. Complimenti ai Mastini, alla società per questo importantissimo risultato che regalano alla città di Varese, ai tifosi. Ciao Mastini, grazie di cuore per questa Coppa Italia, è stato un weekend spaziale, ci avete resi orgogliosi di voi e adesso avanti tutta, dai noi, fino alla fine Forza Varese, un abbraccio. Ciao ragazzi, complimenti per la vittoria, conosco molti di voi da tanto tempo, da quando eravate piccoli Mastini che calcavate il ghiaccio e ci sentivate parlare molto spesso dei successi e delle emozioni che si provano a vivere, a vincere davanti al proprio pubblico. Ce l'avete fatta, avete raggiunto un sogno, ma non è ancora finita. Facciamo un ultimo passo e vinciamo anche questo campionato. Ciao ragazzi! Gli occhi lucidi dei grandi e piccini, dei padri di alcuni giocatori che avevo visto poche volte che mi abbracciavano. Devo dire che davvero in quel preciso momento c'è stato un senso di condivisione e di appartenenza che credo sia davvero il segreto del successo di quest'anno. Ciao papi, ti voglio tanto bene, sei stato veramente molto bravo. Volevo dirti che io non ti ho mai visto giocare, ma ti ho sempre visto impegnarti, fare tanti sacrifici per la squadra, per il Palaghiaccio e per tutto, come magari anche ad andare a Milano, che è molto lontano. E infatti la vittoria di domenica ti ha ripagato, ti sono contentissima per te e sono sicuro che lo sarai anche tu e anche tutti i tifosi. Infatti per questo, Forza Mastini, siamo tutti una grande famiglia.